Dunque, devo fare una breve biografia di Clemente Susini e poi parlare naturalmente della nostra Italia. Qui vedete il ritratto di Susini, la famosa terracotta, non ho capito se è una terracotta o se è un gesso dipinto, forse Barbagli lo sa. Terracotta, dipinta dall'ultimo del ceroplasta ufficiale del Museo della Speccola, e vediamo poi il fulcro, forse del quartiere, del popolo di San Lorenzo, dove è nato Susini, che nacque appunto in questo, da Lorenzo e da Maria Assunta Bernaccini, nel 1000, come vi ha ricordato il rettore, nel 1754, nel dicembre del 1754. Tra l'altro vedete anche questa famosa stoata di Giovanni dalle Bande Nere, i fiorentini naturalmente hanno criticato moltissimo per la posizione un po' insolita di un grande guerriero. E vediamo, adesso andiamo avanti, e vi dirò che Susini fu uno studente bravissimo, era di famiglia umile, ma era uno studente veramente dotato, tant'è vero che ebbe addirittura due premi consecutivi, che finivano sul giornale di Firenze, sulla Gazzetta di Firenze, sia per la prima che per la seconda classe dell'Accademia di Belle Arti che frequentò. Appena fu laureato, fu subito catturato dal più famoso scultore dell'epoca, Pompili Ticciatti, di cui si trovano delle opere a Firenze e delle bellissime statue a Montesenario, ci sono delle statue bellissime di Pompilio Ticciatti, come saprà benissimo il nostro Fausto Barbagli. E comunque proprio mentre lavorava lì Pompilio Ticciatti fu segnalato a Fontana, che andò a cercarlo e lo ingaggiò subito nel 1772, era giovanissimo, 19 anni, lo ingaggiò per il museo che sta costruendo, veramente era un'officina di ceroplastica che Fontana voleva realizzare col supporto del Granduca di Firenze, il principe illuminato, il più illuminato dei principi, e Pietro Leopoldo, che era il fratello cadetto di colui che sarebbe stato poi l'imperatore, probabilmente era della famiglia Asburgo. E Susini, quindi, entrò subito a lavorare, ma all'inizio non lavorò come ceroplasta, ma lavorò anche come anatomico. Il Fontana faceva le dissezioni, però si faceva aiutare da Susini. Questo spiega anche la grande conoscenza dell'anatomia che Susini ebbe, a parte la sua grandissima abilità artistica che tutti conoscono. Nel giro di 10 anni dopo, venne nominato ceroplasta capo, anche perché colui che era stato il ceroplasta capo, Giuseppe Ferrini, scultore livornese che Fontana aveva tra virgolette rubato al chirurgo Galletti, che voleva realizzare lui un museo di cere anatomiche. Dunque, dicevo, questo Ferrini fu allontanato dal museo perché aveva rubato dell'argento, delle lamine d'argento che si usavano per il cielo. E quindi il Susini divenne al suo posto il ceroplasta capo, molto giovane. Si impegnò moltissimo nel lavoro, era un lavoro molto pesante e anche naturalmente dannoso, pericoloso. Usavano dei liquidi che erano tossici, secondo alcuni si usava il sublimato, ma si usava anche dei composti di arsenico, così dice perlomeno il Tumiani. E poi c'erano le resine, c'erano le cere, cioè c'erano delle sostanze tossiche. Comunque Susini lavorò in modo indefesso, ebbe un alloggetto, come riportano le cronache, da Pietro Leopoldo, ebbe 3 figli, che però si ammalarono, pare contagiate dal padre. Il padre probabilmente contrasse la tubercolosi e anche altre malattie, e questi figli morirono prima di lui, ad eccezione di un giorno, 2 anni dopo. Susini rimase nell'oscurità per parecchio tempo, perché il grande protagonista della ceroplastica era il grande scienziato, il famoso scienziato Felice Fontana, che a Firenze dell'epoca venne paragonato niente meno che a Galileo. Fu sepolto infatti insieme a Galileo, nella stessa chiesa di Santa Croce dove c'è Galileo.
proprio perché era considerato un massimo scienziato. Diede contributi molto importanti alla farmacologia, alla citologia, fu il primo che vide il nucleo delle cellule e che scoprì la fibra adiposa, e fece molte altre scoperte. Importante anche il carbone attivo, per esempio. E poi il curare. Voi sapete che è una sostanza importantissima che ha degli effetti che, sono, che permettono un grande veleno, ma è anche usato anche oggi nelle anestesie. Comunque Fontana era un grande centratore e considerava i ceroplasti come degli strumenti, per cui non voleva assolutamente che fossero nominati. E il popolo Susini cominciò a diventare noto solamente quando Fontana gradatamente perse l'influenza che aveva e quindi Susini, l'abilità di Susini, che era veramente straordinaria, cominciò a essere notata. Nel frattempo Susini aveva fatto delle opere che erano bellissime, ma anche queste opere, in un primo tempo, venivano riconosciute come opere di Susini. Tant'è vero che la famosa Venere, sentirete parlare moltissimo, la prima delle Venere prodotte alla specola, la famosa Venere dei Medici, col doppio senso, Medici, e Medici con la M maiuscola, cioè la famiglia dei Medici, è anche chiamata Niobe. Dicevo, questa bellissima Venere che voi vedrete, montabile, fu premiata da Fontana con una somma di denaro a lui e a Ferrini, perché fu fatta in collaborazione con Ferrini prima che Ferrini venisse cacciato da Firenze. Comunque andò da Firenze, andò a Napoli, perché a Napoli c'era un'altra scuola, cioè, che continuò la sua opera a Ferrini, mentre il Susini continuò a lavorare e contribuì anche in maniera determinante, correggendo molti errori che erano stati fatti, alla realizzazione delle repliche delle cerchie fiorentine che il fratello di Pietro Leopoldo aveva ordinato per l'Accademia Militare di Vienna, su suggerimento di Giovanni Alessandro Brambilla, suo medico personale, che era un personaggio che era entrato nell'esercito austriaco come parriere sottochirurgo, aveva studiato e era diventato un chirurgo valentissimo, il chirurgo personale dell'imperatore. Questo Giovanni Alessandro Brambilla persuase Pietro Leopoldo a ordinare una collezione di cere che doveva essere anche superiore a quella di La Specola per l'Accademia Josephine di Vienna, dove lui voleva insegnare ai chirurghi. L'opera dei chirurghi era stata grandemente valorizzata dalla pubblicazione del celebre libro di Morcati, che per la prima volta mise in rapporto la lesione che si trova negli organi con la storia clinica del paziente, dando l'inizio alla moderna medicina lesionistica. Dal cadavere poi si passò alla semeiotica e si cercarono naturalmente i sintomi delle malattie che colpivano gli organi e i tessuti nel vivente. Ma questo fu l'inizio, grandissimo inizio della medicina moderna, lesionistica. Comunque Susini collaborò a questa grande raccolta, continuò i suoi lavori e ebbe una certa notorietà proprio verso la fine del 1700, quando venne assunto come professore di disegno d'Altero dall'Accademia di Belle Arti Fiorentine e anche fu un esaminatore. Susini realizzò nella sua vita, sembra, oltre più di 2000 ceri, non da solo, aveva in certi periodi aveva un esercito di lavoranti che lavoravano sotto di lui, però tutte queste opere, quelle che sono sicuramente di Susini, cioè sono tutte state fatte con la sua supervisione, ma quelle veramente di Susini sono le famose Venere di cui vedrete, quelle si sa che erano fatte da lui, ne fece poi delle altre dopo, che sono alcune bellissime, e poi ci sono qualche modello sparso, ma le uniche cene che recano la firma di Susini, e adesso vedremo perché, sono proprio quelle di Cagliari, quindi le figlie di Susini, perché hanno il certificato di nascita e la sua firma, sono solo le nostre cere, che ne dica il professor, il dottor Pastorino e anche Fausto Barbagli. Quelle le figlie legittime sono le nostre, sono poche, sono le uniche figlie legittime. Non dico che le altre sono bastarde, però. Ma è un fatto storico. Perché Susini riuscì finalmente a firmare le sue cere? Perché il Fontana aveva lasciato la ceroplastica, il Susini era molto valorizzato dagli ultimi direttori
della Specola, che si resero conto del genio di questo grande maestro, e quindi per la prima volta, quando ci fu la commissione del nostro viceré, che diede l'ordine a Francesco Antonio Boi, di cui parleremo tra poco, ordinare la visione della Specola, delle cede, perché anche lui, come principe illuminato, voleva, anzi realizzò un museo del palazzo vicereale, che anzi potremmo chiamare il palazzo reale. Tra l'altro Carlo Felice era convinto di diventare re, ma poi non lo diventò subito, lo diventò dopo, perché il fratello pensava di abdicare, perché non voleva venire nell'isola pestilente. Sapete che la nostra isola era l'isola pestilente, perché nella monarchia nessuno ci voleva venire, era stato costretto il duca di Piemonte a accettare la Sardegna in cambio della Sicilia, e avendo il titolo di re, proprio perché l'Austria era una potenza, lo costrinse, a prendere la Sardegna, ma la Sardegna non aveva nessuno all'epoca. Comunque dicevo, il Susini poi ebbe un momento di gloria proprio dopo la morte, quando la sua morte fu commentata in un articolo sulla Gazzetta di Firenze, e poi dal lapide tombale che il conte De Bardi pose nel chiostro della bellissima basilica fiorentina della Santissima Annunziata. Era una basilica speciale, tra l'altro, perché era la basilica dove c'erano i botti, dove c'erano i Jesvoto in cera, dove c'erano le statue dei benefattori, che diventarono tutte candele perché il Granduca Pietro Leopoldo, che era un giansenista, odiava le immagini dei benefattori e allora ordinò che tutti diventassero candele. Questo spiega il motivo per cui ci sono pochissime cere fiorentine rimaste di carattere religioso, e quelle che ci sono in Sardegna. Comunque il Susini rimase sconosciuto come medicina. Cominciò fuorché in Sardegna. In Sardegna le cere furono sempre conosciute con il nome di Susini. E questo lo si può. La prova è che nella guida della Sardegna, che è stata pubblicata dall'Unione Sarda poco tempo fa, si parla proprio della cera, del famoso ceroplasta che è detto Susini. Però era conosciuto solo i Sardini. Tant'è vero che questo Corrado Tumianti, come vedete c'è il numero lì, che era un grande giornalista, un medico, fu uno dei più grandi psichiatri italiani, che in quel momento ebbe dei problemi col governo, fascista, e divenne uno scrittore. E prese un premio Viareggio, nel 1933, per aver descritto la vita in un manicomio, e praticamente colui che iniziò quel filone che poi andò avanti con il grande Mario Vittorino. Era considerato il più grande psichiatra italiano. Poi divenne uno scrittore, e pensate che diresse per 16 anni, lui non era iscritto al partito fascista, vedete che non c'è la cimice sul suo bavero, come non c'è la cimice sul suo bavero anche su quella del professore Gino Castaldi, che era Cagliari. Quindi sono persone veramente rare in quell'epoca, perché non avere la testa del partito fascista e non mostrare la cimice era considerato una cosa veramente straordinaria. Combinazione a tutte e due non c'era, erano liberi pensatori. E vediamo che il Tumianti infatti pubblicò nel 1939, 18 gennaio, un articolo su Quella della Sera, dove parlò della cera di La Specola, e sfidando il lettore, è stato riprodotto, ne ho comunicato anche ai giornali, l'hanno già pubblicato, dicevo, sfido il lettore a trovare in qualsiasi geografia di tutto il mondo il nome di Clemente Susini. Nessuno lo conosceva, era assolutamente ignoto. Tumianti scrisse anche altri articoli importanti, e addirittura scrisse un racconto abbastanza lungo nel libro Il miracolo di Santa Difundina, che era dedicato, un libro che era dedicato a suo fratello, il grande attore Gualtiero Tumianti, una famiglia illustre. E in questo libro ci sono anche altri due articoli sulle glorie di Firenze, due capitoli sulle glorie di Firenze, veramente grandi. Cioè, la prima è la confraternita della Misericordia, e la seconda è l'ospedale di Bonifazio. Pochissimi sanno di questa cosa, voglio dire,
perché fu il primo ospedale, non la Sala Petrer di Parigi con Binet, che venne qualche anno dopo, dove si tolsero le catene ai matti. Per la prima volta si considerarono le malattie psichiatriche come malattie, i poveri matti non come delinquenti ma come pazienti. Questo avviene a Firenze. Come sapete, fu il primo Stato, il Granducato di Toscana, ad abolire la pena di morte, quindi primati della civiltà fiorentina. Ecco, qui vedete poi l'altro personaggio molto importante nella storia del cielo, nella storia di Susini, che è il nostro anatomico Luigi Castaldi. È un personaggio molto vivace, era molto stimato dagli studenti, purtroppo qui non lo si vede perché poi con l'età si ammalò presto di nefrite, quindi diventò molto, molto si formò, ma aveva, dicevano le studentesse, il suocero, non lo ricordavo sempre, perché aveva dei bellissimi occhi azzurri, non si vede di Luigi Castaldi. Luigi Castaldi fu un grandissimo anatomico, fu anche accusato falsamente di essere razzista, io ho potuto dimostrare che non è assolutamente vero, anzi era un feroce antifascista, e lui pubblicò un saggio che è considerato ancora oggi un capolavoro, in cui parla di Susini, parla estesamente del Museo della Specola e parla anche del nostro grande anatomico Francesco Boi, che pensate era talmente umile che quando arrivò la commissione del vice per l'ordine delle cere non trovavano più Boi. Perché? Perché lui, siccome era professore, era molto giovane e aveva vergogna di dire che era un professore ordinario nell'ospedale dove lavorava, si faceva chiamare col nome della madre. C'è stato un momento di panico perché non si trovava il professor Boi. E poi iniziò una collaborazione straordinaria. Infatti le cere di Cagliari, come vedremo, sono cere che hanno un aspetto diverso da quelle della specola, con una leggera modificazione di quello che è il principale target della collezione di La Specola. Di questo vi parlerà di me lo storico Fausto Barbagli. Altri personaggi importanti nella storia delle nostre cere furono il professor Cattaneo, mio maestro, che quando arrivò a Cagliari trovò le cere che erano ancora avvolte in pezzi di giornale, erano stati nascosti durante la guerra dal professor Magia, e vediamo il catalogo che pubblicò nel 1970, l'articolo importante di Bruno Zanobbio, lui mio maestro, che inquadra le cere nella stagione storica dell'illuminismo, questo sarà un tema sviluppato più avanti, e poi anche le mie pubblicazioni dal mio libro sulle cere del 2007. Ma adesso parliamo della storia del nostro museo. Qui vediamo Francesco Antonio Boi, che era un personaggio di cultura europea, come sapete, che divenne protomedico, fu anche fatto nobile, lo dimostra che era una persona europea. Il titolo dei libri che lui indica nel suo ritratto ufficiale. Vedete che sono tutti libri di autori stranieri di grandissimo rilievo. C'è l'Anatomia Generale di Bichat, in cui Bichat per la prima volta coniò il termine di istologia, criticando l'uso del microscopio, perché diceva che il microscopio dava aspetti troppo fallaci. Diceva che bisognava tornare alla vecchia anatomia degli antichi, scompositiva, secondo la quale, per esempio, slaminando la lingua, si vede che la lingua, quando si deve cucinare la lingua, purtroppo la lingua sardegna non la cucinano mai, ma è buonissima. Comunque, quando si cucina la lingua, non mi voglio aiutare, quando si cucina la lingua si spella, no? E lui dice, ma questi sono i tessuti, è lì che bisognava trovare, cercare le malattie. Quindi si va avanti nel revisionismo della moderna medicina, che poi arriva naturalmente alle molecole. Come vedete, quindi ci sono l'unico trattato è quello di Mascagni sul maestro, però certi errori invece Mascagni non li prese. Poi vediamo invece il ritratto in atto di Carlo Felice. Questi ritratti sono stati fatti dal pittore cagliaritano Gigi Cavetta, e sotto invece vediamo un ritratto che è stato preso da quella famosa terracotta dipinta. Come si chiama il titolo? La nostra collezione, dicevo, ha un target leggermente diverso da quella della Specola, perché, come appunto vedranno più avanti, quella che era all'inizio un tentativo di sostituire la dissezione con le cere anatomiche, impedendo quindi, togliendo l'orrore della dissezione, fallì, perché si rese conto che le cere erano molto utili alla didattica,
ma non potevano sostituire il cadavere. E quindi il Fontana cambiò tanto, cioè le cere della specola rientrarono proprio nella filosofia dell'epoca, nel tentativo di istruire il pubblico che non conosceva assolutamente l'anatomia, e veniva anche attratto da queste meravigliose cere. Vedrete voi che parleranno delle famose vele di la specola, quelle che seguiva alla prima, alla Camera dei Medici, che pubblicizzavano l'anatomia. Servirono anche nella più tardi nel 800 diventano famosissima, ma non venivano chiamate cere vendere del Susini. Anche queste venivano chiamate come vendere fiorentine, non vendere del Susini. E mentre le cere erano continuamente chiamate le cere del Fontana. Ancora oggi, in quella della Spagna erano chiamate cere del Fontana. Quelle di, ancora oggi nel nord Europa non si parla di cere del Susini, ma di cere del Fontana. La collezione di Cagliari è una collezione che ha uno spirito diverso. Infatti sembra proprio indirizzata alla preparazione del medico, con un forte interesse a quello che in fondo è un ossimoro, cioè l'anatomia clinica. Perché è un ossimoro? Un parlo anatomico. Ma il professor Balestrieri, che mi ha invitato a fare lezione con lui, è stato preside, che mi ha aiutato moltissimo quando era preside, come ha fatto anche il professor Piercassi prima di lui, con il Museo delle Cere, mi ha invitato alla sua lezione. Perché l'anatomia è parte della clinica, in quanto i processi anatomici, quando diventano funzionali, sono la base proprio della medicina clinica. Quindi non occorre che un ossimoro parlare di anatomia clinica, perché l'anatomia è già clinica, nel corpo di un penso che il clinico medico di allora mi abbia invitato quello che non è. E dunque dicevo che questi servono a uno scopo particolare, cioè insegnare allo studente di medicina, soprattutto di chirurgia, perché la chirurgia è diventata importantissima, e i chirurghi, non conoscendo il latino, non avevano il linguaggio della casta e quindi non potevano seguire il paziente fino alla fine. Sapete che dovevano mettersi, mi sarebbe piaciuto vedere le gambe del professor Pastorino, dovevano far vedere le gambette nude o uguali, le calze, ma insomma non potevano portare l'abito del medico togato, che dimostrava che loro erano medici veri e propri, che potevano seguire i pazienti fino alla fine. L'abito aveva lo scopo di dimostrare al paziente che questi erano personaggi che non avevano la cultura medica. Comunque queste cere di Cagliari riflettono in maniera veramente, veramente completa quelli che sono i criteri dettati dal grande anatomico Antonio Scarpa, più grande anatomico dell'epoca in Italia, disse che le cere anatomiche non potevano servire per rimpiazzare il cadavere, però potevano avere una grande utilità nella didattica medica, soprattutto in tre campi. Il primo campo era quello della dimostrazione di preparati che sono difficili da vedere e che molte volte richiedono l'uso della lente o ancora del microscopio. E questo lo vediamo rappresentato in modo completo nella diapositiva, come vedete, dove ci sono raffigurate addirittura delle scoperte fatte con un microscopio da grande Felice Fontana, cioè la scoperta, così come della fibra nervosa. Voi vedete qui il complesso brachiale, qua, con le fibre nervose del corpo, e poi ci sono anche concentrazioni di organi con parotide, c'è un ganglio simpatico, un ganglio limfatico, un impatto afferenti e efferenti, e c'è anche la dimostrazione che è molto utile per capire la genesi delle lesioni, perché questa è una vena femorale che con le sue valvole dimostra le piccole vene, le valvole delle vene superficie, quando si rompono queste valvole per vedere la pressione sanguigna che non è la gravidanza, c'è la formazione del cuore. Questa è una cosa che fa capire subito agli studenti come quella della genesi che sono le persone. Poi ci sono molti altri particolari, tra cui il molto interessante è questa immagine. È un'immagine gradita di un luogo diverso. Poi ci sono delle immagini delle grandi dei fondamenti. Questo procedimento era un compreso, un scienziato francese, che questi grandi fondamenti erano la base della struttura di quello che non ti dice. Quindi sa, si oppose velocemente, e
e disse che bisognava tornare alla dichiarazione di Scopitone. Ecco perché qui abbiamo solo preparato gli animali nella condizione di carne. Che è questa lingua di vitello. Vedete le lamine, questa mina. Qui vedete anche il certificato di nascita della cetra. Andiamo avanti. Qui vediamo invece il secondo dei criteri che dettò Scarpa. Il secondo dei criteri era che bisognava cercare di mantenere nel tempo i preparati anatomici, che naturalmente sono soggetti al teoriamento. In un periodo in cui non c'erano le facilità che abbiamo oggi, il freddo, e anche non c'erano le sostanze chimiche capaci di mantenere gli organi preparati. Qui vediamo questa bellissima dissezione di una giovinetta, è stata quella giovinetta che il professor Kent, la sua collaboratrice Marina Wallace, nel famoso manifesto che è stato esposto, che poi lo vedremo, a Londra, nella metropolitana di Londra per diversi mesi, per organizzare quella che è stata la più importante finora mostra di arte e anatomia che sia mai stata fatta a Londra, come dicevo, che è stata trasformata da loro in un maschio, ma comunque è stata molto, molto apprezzata. Dunque, diciamo, qui vediamo una dimostrazione molto precisa degli stati, delle strati dell'addome. Vedete queste, l'anastomosi tra le con delle importanti anastomosi vascolari, tra l'epicastica inferiore e il ramo dell'epicastica superiore della mamma all'interno. E per parentesi, l'arteria che si usa per fare gli shunt, dei processi di riparazione, quindi cardiologi, il processo di riparazione del cuore, della coronaria, perché è un'arteria che è usata posteriormente dalle arterie intercostali. Prima si usava la vena sacra, qui vediamo una bellissima dimostrazione della mammella, anzi qui c'è poi qui un particolare, vedete qua, che gli anatomici considerano una cosa veramente straordinaria della fedeltà mimetica di Susi. Perché qui vediamo niente meno che l'incisivo sottocutaneo. Nei cadaveri freschi, la prima forma di concentrazione è la formazione di piccolissime bolle nel tessuto sottocutaneo di gas. E questa è proprio di come il Susini abbia proprio una capacità mimetica di produrre le cose che sono, come ha dichiarato anche il professor Kemp quando le ha visitate domenica, del Susini. Qui ci sono anche delle cose di importanza clinica, qui ci sono raffigurati i linfonodici, che sono i sentinella del fango della mammella, quindi vedete questa importanza data alle strutture che hanno importanza. Qui in questa figura, fra l'altro, c'è una scoperta molto importante. Cioè, c'è il fatto che è stata molto apprezzata dai femministi, perché è la dimostrazione che il clitoride ha la stessa struttura del pene del maschio. Cioè, è costituito da tre parti, come qui. Cioè, abbiamo i corpi cavernosi, le radici dei corpi cavernosi, i due corpi cavernosi del clitoride che sono appoggiati, qui non li vediamo perché è stato disseccato, la prima volta che è stato dimostrato la dissezione del glande del clitoride. Si dimostra anche che il glande del clitoride non è in continuità con il corpo cavernoso, esattamente come il glande del maschio, ma è in continuità con i corpi spongiosi, quelli che ho chiamato io, questo termine è diventato ormai ufficiale, mi hanno chiesto di proprio sulla base di queste immagini, mi hanno chiesto di trovare una nuova terminologia, erano chiamati fino a poco fa, c'è ancora su qualche libro, erano chiamati bulbi del vestibolo della vagina. Invece oggi si chiamano, proprio perché hanno proposto di accettare in tutto il mondo, si chiamano corpi spongiosi. Ho ricevuto tra lettere da alcune femministe importanti che mi ringraziavano, che sono me che dicevano, oh, finalmente questa storia che le donne sono diverse dai uomini è finita, perché finalmente era stata una cosa che è andata avanti per secoli, quello di dimostrare che le donne erano diverse. Ma che sono esattamente, non ci hanno concentrato. Qui vediamo una preparazione molto importante per noi. Ecco un'altra dissezione che è difficilissima da realizzare, ci vuole il nostro tempo, ci vuole divisione, quello di ricucire tutti i muscoli, vedete come sono precisi questi muscoli delle docce vertebrali, sono quelli che quando si la nostra corona vertebrale diventano qualcosa di elastico
qualche cosa di elastico. E questo è dovuto a questo gioco incredibile, muscoli. Questa è una distinzione che dopo, quando si arriva alla fine, è da tutta vita. Quindi queste cere hanno questo scopo anche, oltre a quello di dimostrare, ma tu vieni a mantenere dei pezzi in difficile esecuzione nel tempo. Terzo punto, forse, cioè l'abilità che hanno le cere anatomiche di mostrare i rapporti in chiave tridimensionale. Cioè, vedete voi che voi capite subito come è fatto il diaframma, quello che abbiamo visto dall'interno, con un'occhiata. È difficile spiegarlo. Qui si capisce subito, per esempio, perché il centro del diaframma è tendineo, cioè non si spalla. Come sapete, il muscolo del diaframma è il muscolo principale della respirazione, soprattutto nel maschio, ma anche nella femmina, perché permette la riduzione e l'aumento del... Qui siamo in materia astronomicale. Perché è quello che permette l'aumento del diametro verticale. Naturalmente nella femmina c'è anche una respirazione costante molto più efficiente di quella dell'uomo a causa della gravidanza. Quando come vedevo il diaframma non potrà più fare la sua scossione, perché la donna è in pieno del prodotto del concepimento. E quindi qui vedete subito anche come la vena cava, che è una parete molto sottile che trasporta il sangue dalla periferia al cuore, quindi parlo un po' così perché ci sono solo i medici, passa attraverso il centro tendineo, che è immobile, altrimenti ogni respirazione diventa immobile. Mentre nell'arteria, la porta passa in direzione muscoli perché è una parete molto pesante. Poi guardate qui, ecco qui là vedete il pavimento pelvico, col muscolo che chiude praticamente, forma la controparte del diaframma toracico, il diaframma pelvico, con la figura in alto. Ecco, qui per esempio, un muscolo che io ho trovato una difficoltà enorme a spiegare agli studenti, è il muscolo otturatore interno, perché è il muscolo che si trova all'interno, vedete, che nasce, è dentro nel bacino, copre il diaframma otturato, poi esce dal bacino, dal margine lievo e si attacca sul fiato. È accompagnato da un muscolo geometrico, un muscolo di satelliti, ed è importante perché permette la rotazione del femore. E io, anch'io ce l'ho sempre con il tempo. In questa cera l'ho capito subito. In questa cera l'ho capito subito. Perché qui hanno fatto una breccia. Hanno fatto una breccia, la branca ischiatica e ischiotica, e si vede il muscolo che si piega come la mano. E quindi dall'interno esce e va a inserirsi. Ma qui abbiamo anche una specie di sequenza cinematografica del fenomeno, del processo della deposizione. Guardate, qui vedete la faringe aperta, questo è il cranio, lo conoscete, sono stati tolti i parti cutanei, i parti cutanei, vediamo la faringe con i suoi muscoli elevatori, i muscoli costrittori, chiusi completamente. Qui l'astuccio è stato aperto e vedete cosa succede, com'è la struttura, quando non c'è il bocco, quando non c'è il cibo nella bocca. Vedete come, qui vedete, coane, il naso, vedete il palato molle, vedete la base della lingua, qui vedete come le piglotte in queste condizioni ha una posizione erretta, c'è il cibo, le vie respiratorie sono aperte. Guardate invece cosa succede quando c'è il cibo. La piglotte spiega a 90 gradi, in modo tale che il cibo deve passare nelle cesse di fuori. Quando questo riflesso non funziona, si può avere, si va dalla tosse, dal piccolo colpo di tosse fino anche alla pulmonite digestis. Andiamo avanti. Ecco, qui arriviamo al capolavoro assoluto della collezione. Tra l'altro, purtroppo, qui c'è una collezione che non è neanche buona come la. Comunque, ci vediamo come nel computer. Comunque, il vero colorito delle cere non è il colorito roseo che sembra di vedere dalle immagini digitali. È questo. Cioè, il colorito delle cere è il colorito del cadavere, cioè il colorito terreo. Non abbiamo le belle facce da bambola, delle vene fiorentine. Gli occhi sono semichiusi e si vede l'opacità della cornea, il primo sintomo della morte. E è il colore questo qui. E questo è un grandissimo capolavoro, ci sono dei reperti anatomici veramente importanti, ma soprattutto quello che è straordinario è la rappresentazione dei nervi, sia quelli somatici che quelli viscerali. Qui abbiamo presente una dimostrazione, qui si vede questo ammasso di nervi è il ganglio solare,
che ha un'importanza grandissima, perché mantiene in uno stato di contrazione tonica, naturalmente, tiene chiusi praticamente i vasi del distretto addominale e peritoneale, in modo tale che regola l'afflusso di sangue al cervello, eccetera. Se voi date un colpo sulla cintura, perché non lo evita dal ROX, voi propagate una vasoparalisi, il sangue rimane immagazzinato all'interno dell'addome, non arriva più al cervello, si può avere prima di continuare, poi si può avere coma morto. Poi dice, qui sono riuscito a far venire il compresso della penna degli indiani, a un urologo famoso che circa 40 anni fa, pensate che passo il tempo, era venuto da Baltimora a vedere le cere anatomiche. E questo è rimasto stupefatto quando si è accorto che in questo modello c'era la presentazione niente meno che dei nervi dirigentes, quella che sono i nervi dirigentes, questi nervi vengono nel ganglio pelvico, dove vanno su parco, e vanno, vedete verso la prostata, che è questa cosa qui, nera. Questi nervi venivano solo regolarmente dagli altri chirurghi fino al 1966, perché nessuno si era accorto della loro esistenza. Naturalmente, quando si ha la visione di questi nervi, non basta neanche la tabletta famosa. E quindi questo dimostra la compattezza. Qui vediamo un altro capolavoro della nostra collezione, questa mano, vedete, che è una mano per bellissima. Infatti nella mostra di Londra, che è stata scritta che nel libro, vedete che non era una mano. Si vede benissimo, per esempio, il giogo che formano i tendini superficiali sotto il quale passano i tendini profondi, i tensori profondi, che permette questo movimento. Il momento di retrazione di tutti i farmaci andiamo avanti. Ecco, qui vediamo un'altra particolarità del cervicale, anzi due, cioè vediamo prima di tutto la corretta rappresentazione delle circonvoluzioni cerebrali. La prima volta che le circonvoluzioni cerebrali sono riprodotte come sono, come sappiamo essere oggi. Prima venivano considerati, venivano chiamati anche processi enteroidi, perché venivano assimilati alle circonvoluzioni, alle ansie dell'intestino, e quindi si muoveva, quindi era inutile descriverlo in maniera precisa, perché si pensava che muovesse. Invece qui probabilmente questo fatto è dovuto anche al fatto che c'era alla presenza di Rolando, del grande anatomico Rolando, che ricoprono queste cose però nel 1528, che probabilmente influenzò poi e suscitò. Prima di venire a Cagliari, a Sassari, dove prese la carta di anatomia, di Cagliari. E un'altra cosa che c'è nelle cere di Firenze, che è considerata un po' la vergogna della collezione delle cere della Specola, fino a quando Rezius nel 1860, più tardi, dimostrò che non ci sono linfatici nel cervello, è la presenza degli linfatici nel cervello. Vedete, questa cera di Vienna, in quella di Firenze, ma anche in quella di Bologna, che furono più tardive, che sono del 1810, furono comprate dallo studio di Susini, dal 1810 al 1840, ci sono anche lì i linfatici cerebrali. Invece noi non ci sono. Qualcosa che probabilmente poi ha mutuato, cioè forse ha parlato con Rolando, forse se ne è accorto lui, non ci sono cervello. Gli impatti del cervello sono un errore di un farfaccio che Mascagni iniettò a forza il mercurio nell'orto operativo, quindi prese di pazienza scolare. Però quelli che sono gli errori, che sono considerati errori delle cere fiorentine, non sono affatto errori, sono semplicemente variazioni, l'ho dimostrato in diversi lavori, sono variazioni, le cere hanno questa grande pregio dimostrare veramente come sono i cadaveri, sono fatti sul cadavere. Quindi ogni cadavere, come sanno benissimo i chirurghi, è vero che oggi quando fanno i trapianti la prima cosa che fanno uno studio della malattia vascolare del donatore delle cerebri, che non abbiamo un soggetto che gli stessi davanti. Ecco, qui vediamo, arrivando verso la fine, vediamo queste due bellissime cere ostetriche, una di una giovinetta di circa 15 anni, in cui è preparato, c'è tutto riguarda l'apparato della riproduzione, manca solo il legamento largo dell'utero, ma c'è tutto. Questo fa vedere in maniera, anche qui, vedete, istintiva, l'importanza che hanno i legamenti rotondi nel mantenere la piegatura 90 gradi, si chiama inversione, dell'utero sulla vescica. Quando questi legamenti sono troppo lunghi, l'utero si muove e può avere essere un problema. Può essere mobile o addirittura può diventare retroverso. Quindi, vedete, con una semplice vista, qui in questa cera, poi lo vedremo più avanti, c'è anche una preparazione bellissima dell'ovaio e della tuba. Poi vedete che i rapporti che sono sempre sottolineati. Il fatto che la vena ovale di sinistra sbocca ad alto retto, la vena venale sinistra, mentre a destra
questo viene per il maschio, sbocca l'angolo acuto della vita. Questo spiega il fatto che a sinistra c'è una stanza di cosa fisiologica, che spiega il fatto che le anessiti, le malattie, le messi dell'utero sono molto più frequenti a sinistra che non a destra. Invece nel maschio questo spiega la presenza di varicocele più frequente a sinistra che non a destra. Ecco, questa qui è una cera al quinto mese che serve benissimo per far vedere agli studenti come appunto il feto prima di nascere, se è pronto deve subire un tributo. Anche qui c'è tutto, c'è la placenta, c'è il sacco miotico, manca solo il frutto. Ma è veramente anche questa la cera molto mirata. Andiamo avanti, ecco, vediamo in particolare di Susini. Vi fa capire, come vi ho detto prima, che in quel momento la respirazione diaframmatica nella donna cessa di sussistere. Perché? Perché non può muoversi il diaframma. Qui vedete appunto le assi intestinali, il peritoneo che c'è di verso l'alto, vedete i sintomi della gravidanza, diciamo, i sintomi, la polmatologia, questa è questo grande manocco, questi organi escono fuori. Per vedere i particolari descritti da Susini, vi ho fatto vedere qui, vedete com'è bello questa la fibria, e la fibria questa è il padiglione della tuba, pensate che era chiamato il morso diavolo negli antichi anatomici, mentre Susini, che doveva essere un femminista, l'ha trasformato in un bellissimo. Le distinzioni che ho fatto io non sono femminile, ma non ho visto una tuba così bella. E vedete poi qui, vedete questi qui, addirittura sono i follicoli occhi. Quando scoppia, il follicolo viene succhiato dalla tuba, qui c'è la porzione aperta della tuba vicino all'utero, dove viene il punto del conservatozoo, la formazione dell'anticorpo che viene impiantato nell'utero. Vi vedete anche all'interno, guardate, vi faccio fare i vostri occhi, perché vedete all'interno della tuba, qui si vede come è rappresentato in maniera perfetta di mele, che è una giornalista, e qui vedete invece come quando una donna sta per partorire, il muscolo di Dinka da circolare, la postura del municipio diventa trasversale per poter prendere la testa. Guardate con che precisione, con che dettaglio il suicidio. Questi invece servono per far vedere la grande. Il professor ieri, il professor Kemp, ha ammirato moltissimo questo progetto. Perché c'è anche un gioco di parole in inglese che riguarda proprio la presenza che è una dimostrazione dell'accuratezza con cui vengono dimostrate le cose. Guardate che bellezza. Avanti ancora? Qui siamo arrivati invece ai restauri che sono stati effettuati recentemente, siamo riusciti a finire a restaurare la cera, grazie soprattutto a quella signora che vedete là, che ha un'abilità veramente incredibile. Quindi il primo restauro è stato fatto da una gallina, la Cristina De Luna, che ha rifatto molto bene quando lavorava in botanica, che ha rifatto praticamente l'osso di Ioni, vedete qua. E qui vediamo invece alcuni dei restauri che ha effettuato il poi ha utilizzato il materiale che c'era già. Cioè in parte qualcosa che avevo detto io, perché quando sono andato a Tokyo con mia moglie a portare una cera, avevo un toganiere e avevo spezzato un grande rosso. Ero disperato, ma lì mi sono fatto dare un fornellino e ho guardato sotto il fornello bianco, sotto c'erano le gocce di diverso colore. Ne ho presa una e con i pezzettini ho rifatto il nervo corso. Vi assicuro che cambierà. E il mio gruppo, l'ho detto, ha fatto la stessa cosa. Cioè ha rifatto tutte le cose che mancavano usando la stessa cera. Guardate qui, ha rifatto la staffa, guardate come brava. Qui era rifatta. Qui ha rifatto la propria stilosa, il muscolo faringeo, qui la mano. E questa invece è opera della nostra Roberta Palestino, la quale con molta pazienza, guardate cosa è riuscita a fare, ha ripulito in modo veramente giacosino, lavorando diverse ore, ha tirato via tutta la muffa e ha fatto vedere un'altra grande abilità di medico. Guardate come la pleura è rappresentata, colore trasparente dalla scarlaccia, probabilmente all'interno ci sono delle pelle che sono in terra adesso. E che bellissima, questa è la pelle. Andiamo avanti ancora, questi sono i successi del genere, questa vedete è il manifesto che era
fatto loro, erano trasformati da una povera ragazza, che era un donna molto lungo, in un maschio, vedete qua. Questa è stata per diversi mesi nella mostra che è stata visitata, nelle stazioni del Museo Metropolitano di Londra, per utilizzare la mostra che è stata visitata da 16 milioni di spettatori. Questa invece è la testa della cera numero 12, che è stata riprodotta in un memorabile, in un libro che è stato realizzato dopo che è stato organizzato dalla Società Inglese di Anatomia il simposio. La nostra cera è stata scelta con la più bella espressione dell'arte, dell'anatomia. Ancora un altro successo della comunità è il fatto che questo ultimo letto di Temero Reo Garo, presidente della Russia, che ha chiesto 45 fotografie del cielo di Cagliari da mettere nell'annale ufficiale dell'anatomia russa, pubblicata in 300.000 copie. Pensate un po', credo che voi e Susini sarebbero veramente felici di questo, cioè che oltre 200 anni dopo le cene di Cagliari sono ancora valide per insegnare l'anatomia insieme alle più moderne immagini. Dunque, un'altra cosa che devo dire per la fine è che in Sardegna abbiamo un altro museo di cere molto importante, perché arrivò qui in modo fortuito, fu il tenente colonnello della Santa, che era a Firenze, che acquistò questa collezione e la portò in cerca russa. È una delle pochissime collezioni in cui abbiamo cere di carattere religioso e per ritratti. Alcuni di noi andranno a vederlo domani. C'è qui è venuto qui a Cagliari, Manu della Santa, che è il curatore della collezione. Io devo ringraziare di tutto i miei cari allievi che qui mi trattano veramente con grande affetto. Di solito metto il professore di cacciavamia, loro invece no. Sono veramente affettuosi e sono molto grato. E poi, questo se volete leggerlo, leggetelo, e poi devo ringraziare moltissimo anche le persone che mi hanno aiutato, in primo luogo lo staff, soprattutto è stata veramente veramente decisiva la dottoressa Cacchetti, che veramente mi ha anche con prezzo delle cose giuste. E poi anche devo ringraziare il dottor Novoli, che è giornalista del rettore, perché c'era un periodo quando ho ricevuto da un assessore una lettera in cui mi si diceva che si scusava perché diceva che questa non può dire, no? Comunque, che diceva che il potere non era potuto venire perché era impegnato il 23 giugno, quando il congresso del 23 settembre, mi ero talmente infuriato, quando ho trovato lui, mi ha detto, insomma, no, no, guarda, non lo facciamo più perché non sono piace. Però lui mi ha detto, no, deve andare avanti il professore. Grazie a tutti i nuovi, che veramente mi ha portato. E poi devo ringraziare tutti i conoscenti e tutto l'aiuto che mi ha passato, i miei colleghi, che ci ha parlato di presidi, il professor Fale, il professor Balastieri, il professor Carcassi, mi sono sempre stati vicini e mi hanno permesso. Devo ringraziare anche coloro che sono venuti e naturalmente